fatto ascoltare di tutto, niente. La musica è mia nemica e questo mi rende incompatibile con il resto del mondo. L'idea che esistano persone che non possono gioire della musica mi ha sconvolto e ho subito pensato che potesse essere un tema interessante da trattare. Non solo non si sente la musica, oltre a questo, chi ne soffre vede i benefici che la musica ha su chi può sentirla. Non poter mai veramente condividere e capire che cos'è che la rende così speciale. Io sono un grande appassionato di architettura e architettura razionale. Ho cominciato a ricercare l'architettura razionale in Emilia, mi è saltato fuori Tresigallo. L'armonia della pianura e gli spigoli dell'architettura era proprio un binomio fantastico per me e mi sono innamorato di quello e ho detto che io voglio impostare il film così. Scusa, la colazione dov'è? Ho cercato dei punti di contatto con Livia che non fossero direttamente la malattia, proprio perché non mi appartiene. E quindi insieme a Mari Scotti all'inizio abbiamo lavorato molto sul testo e sulla scrittura, rileggendo molte volte la sceneggiatura e cercando di capire che cosa questa malattia provocasse in lei e che cosa gli facesse fare. È bello stare intorno a coetanei. Diciamo che il papà, non me ne voglia, del cast è Luca Bigazzi, che fa il direttore della fotografia e ti mette molto a tuo agio. E questo aiuta chiaramente noi attori a essere meno agitati nel momento in cui bisogna lavorare. Quando si parla della fotografia si dimentica di dire che il grande merito del risultato è dello scenografo. In questo caso la scenografa è Monica Sallustio, ha trovato delle location splendide di cui io ho approfittato sostanzialmente. Ma Amusia è uno dei film in cui sono stato più felice nel momento della realizzazione. Di tutti i film che ho fatto, forse è quello che ricordo con più piacere e con più divertimento, e questo già è un contributo fondamentale, il merito di Mari Scotti Ruspoli e di tutta la troupe, e quindi questo favorisce il risultato finale. È dal primo momento che ci siamo incontrati che hai fatto di tutto per smontare il mio mondo. E ci sei riuscita. In realtà non ho affrontato la questione dell'interfacciarmi con un partner, che in questo caso si ama, in un modo preciso, ma più che altro facendomi sorprendere da quello che può essere una sorpresa da un lato positiva, dal lato negativa di questa malattia. L'impatto che abbiamo avuto con Tresigallo ti porta ad entrare in una dimensione quasi onirica, come se fosse ogni posto ciò che manifesta l'interiorità di ogni personaggio. Siamo entrati in un mondo che per l'appunto è fuori dal tempo, è fuori da tutto. È un po' come entrare in un grande set, una grande cinecittà, la nostra cinecittà in questo caso, e quindi è stato molto bello. Puoi dare il regalo a nostra figlia. Il rapporto con Mari Scotti Ruspoli è arrivato tramite il copione che lui mi aveva mandato, che ha amato leggere così. E poi dopo ci siamo scritti. Sono venuta a Roma, mi piaceva il suo modo inquieto e disinvolto. Non c'è differenza fra un'opera prima e un'opera di 50 film dietro. Il cinema è un gioco dove si rimette sempre le carte in gioco. Sarai mica una di quelle persone che non ascolta musica, no? No, ne ascolto un sacco. Tutto il tempo.